puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Mi chiamo Francesco e sono il fondatore di Zero Waste FVG, che è un progetto per diffondere la filosofia Zero Waste nel Friuli Venezia Giulia. Zero Waste FVG è un progetto a sé stante, è un progetto locale, non è connesso a qualsiasi progetto Zero Waste che si trovi in altre parti del mondo. Vuole essere uno strumento prettamente digitale per connettere le persone e fare rete e dar visibilità a tutto ciò che già esiste sul territorio e ovviamente poi creare davvero dei progetti attivi e concreti in tutta la regione. Il mio impegno come attivista è nato da un percorso interiore che si è evoluto negli anni. Io sono uno di quei cervelli in fuga che è andato all'estero nel 2012. Ho fatto varie esperienze in Norvegia, in Asia, l'ultima a Barcellona, in Spagna. E dopo tutto mi sono reso conto che se volevo davvero avere un futuro dovevo attivarmi io in prima persona. Sono laureato in tecnologie web e multimediali, ho lasciato uno stipendio sicuro per un altro set di valori. Perché l'ho fatto? Perché mi sono trovato in delle situazioni, soprattutto nelle Filippine, in cui mi sono reso conto che non abbiamo assolutamente la visione di quello che stiamo facendo al pianeta. E quindi ho deciso che quello che stavo facendo non era in linea con i miei valori. Quello che faccio quotidianamente è cercare di avere un impatto minore sul pianeta per quello che posso, e senza giudicarmi e senza giudicare gli altri, perché non possiamo essere davvero zero waste in questo momento, me ne rendo conto, e non è questo il punto. Il punto è avere una meta e quindi provare poco a poco a ridurre il nostro impatto, ma soprattutto diventare un modello per se stessi. Questo è quello che motiva tutte le mie azioni, che siano non comprare bottigliette di plastica e bere l'acqua di rubinetto, ma che sia anche programmare la mappa collaborativa del mio sito internet. Quindi per me essere zero waste non significa essere qualcosa che è connesso direttamente a ridurre gli sprechi, ma tutte le azioni che alla fine volgono a quello scopo. Per me l'Italia che cambia è un insieme di persone che hanno deciso di passare all'azione. È un insieme di persone che vogliono essere dei nuovi modelli per un futuro migliore. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia.